comunità terralbese così, ha un legame molto forte con questa torre, anche il simbolo di Terralba, no? Sta nel proprio confalome. Tutti terralbesi, anche cittadini del territorio di altri paesi contermini, siamo cresciuti all'ombra di questa torre. Quattro anni fa abbiamo preso l'impegno con i cittadini di prenderci cura della torre, un po' una sfida, no? Perché sappiamo che essendo un bene tutelato è ricadente in un bene altrettanto tutelato in un territorio che sono come sono queste, le zone umide di Marcegie e delle lagune contermini. Però siamo molto contenti di esserci riusciti. Adesso la stiamo dando appunto in gestione in modo che possa essere già aperta, penso e spero, la prossima settimana, entro la prima metà di luglio, e costituirà di fatto un osservatorio delle zone umide del paesaggio circostante. Alla parte del piano terra, diciamo, come si entra, sarà un piccolo museo della torre, spiega la sua storia e quello che è stato. Al piano intermedio è l'osservatorio vero e proprio con una tematica che riguarda appunto l'acqua, la terra e il cielo attraverso le aperture che ci sono sulle pareti della torre, aperture preesistenti, per poi salire sul tetto, sul terrazzo, che consente di osservare attraverso un binocolo in prospettiva tutto il territorio, tutto il golfo, insomma.